Saranno Virtus Taranto, Futura Brindisi e Delfini Monopoli a rappresentare la Puglia alla fase nazionale di Kindersport Join the Game, il campionato nazionale di pallacanestro 3 contro 3 riservato a ragazzi e ragazze under 13 e under 14. Oltre 300 i partecipanti alla seconda fase su scala regionale fra Brindisi, sede dei tornei maschili, e Monopoli, dove si è svolta la competizione femminile. Doppio successo per Virtus Taranto nella manifestazione maschile disputata al Pala Pentassuglia, inserita fra gli eventi organizzati per Brindisi Città Europea dello Sport 2014. In entrambi i tornei a contendere la qualificazione in finale ai ragazzi ionici sono state due squadre di Aurora Brindisi, Delfini e Arcobaleno. Fra gli under 14 ha vinto Virtus Taranto I Love, composta da Filippo Lauria, Alessandro D'Andrea e Josué Russo, mentre in under 13 ha prevalso Virtus Taranto Passion con Maurizio Mattei, Mattia Nardelli e Riccardo Egitto. A Monopoli, nella palestra Melvin Jones, successo per la squadra bianca, Futura Basket Brindisi, formata da Clarissa Rigliano, Claudia Tagliamento, Flavia Fontana e Chiara Pugliese, che in Under 14 femminile ha superato in finale Furie Rosse, Magnifico Basket San Severo. In Under 13 vittoria invece per i Delfini Monopoli con Delfin One, composta da Giorgia Cometa, Sharon Sardella e Monica Notarangelo, che nel girone finale ha messo in riga Bozzano Rosa, Blaster, Orimpiatrani, la squadra di Basket F, Basket Calimera B e US San Pietro. Ecco il bilancio di Gianluca Monopoli, responsabile mini basket dei Delfini Monopoli. Ringraziamo la federazione perché ci ha dato la possibilità di poter far disputare qui a Monopoli la fase regionale femminile. Sono due anni che noi abbiamo iniziato questo cammino con la femminile, prima la nostra attività era incentrata soprattutto sui maschietti. Ripeto, siamo contentissimi di avere qua le più forti atlete 2000-2001 e 2002 della regione. Speriamo di ripetere questa manifestazione anche nei prossimi anni. Bilancio, è bello vedere queste ragazze giocare, è bello vedere i genitori che le accompagnano e soprattutto queste ragazze che giocano da sole, senza l'assillo di noi allenatori, istruttori, quindi si organizzano nei cambi. Sinceramente auguro alle ragazzine che andranno poi a fare le finali nazionali, vedranno, noi già ci siamo stati l'anno scorso con l'Under 13, vedranno un mondo diverso, vedranno le migliori della nazione e quindi questo non può che fare bene a questo movimento, al movimento femminile, che sinceramente sta crescendo come numeri e come società. Non a caso a livello di Under 14 e Under 13 le società iscritte ai campionati sono nettamente superiori a quelle iscritte Under 15 e Under 17. Noi continuiamo questo lavoro che è iniziato col mini basket, con il Jamboree, sempre grazie alla federazione, a Pier Giuseppe Deserio e a Benite Carlo. In questi anni qui a Monopoli abbiamo portato le esordienti, che sarebbero le annate precedenti all'Under 13. E abbiamo fatto numeri incredibili, queste ragazze ora le rivedo qui giocare nel 3 contro 3. Quindi la nostra mission si sta avverando, il nostro sogno si sta avverando, quello di creare un movimento sempre più forte dal punto di vista qualitativo e quantitativo qui in Puglia. Per le quattro squadre qualificate ci sarà in palio un vero e proprio scudetto nelle finali in programma a Fano, nelle Marche, sabato 17 e domenica 18 maggio.